L'ospedale di Giarre perde altri pezzi, a seguito del decreto assessoriale del 25 maggio del 2010. Tocca al reparto di chirurgia, che perde i suoi nuovi posti letto. Le precisazioni del direttore generale Calaciura. L'attività chirurgica di Giarre continua ad essere attiva, tanto che, dal 1 gennaio ad oggi, sono stati eseguiti oltre 120 interventi chirurgici. Per quanto riguarda la tipologia dei ricoveri effettuati presso la suddetta unità operativa complessa, dal 1 febbraio di quest'anno, alla luce del decreto assessoriale del 25 maggio 2010, avente come oggetto il riordino della rete ospedaliera e territoriale di Catania, viene effettuata attività chirurgica in regime di day surgery e di day service, che come è noto assorbe oltre il 60% degli interventi eseguiti nel nostro paese. In realtà è giusto capire il meccanismo. A Giarre viene chiuso il reparto e non vi sono più i posti letto per i ricoveri a lungo tempo, ma altresì vengono assegnati 4 posti letto indistinti per i ricoveri diurni programmati per il day surgery e il day service. I 4 posti letto sono da suddividere con chirurgia, ortopedia, ginecologia e otorino-laringoriatria. La decisione arriva dall'ordine di servizio numero 1 del 17 gennaio del 2011, che è diventato operativo dal 1 febbraio del 2011. Questo ordine di servizio era stato già diramato 3 mesi fa, nel novembre 2010, con ordine di servizio numero 85 dell'8/11/2011. Pare che i giochi fossero stati già fatti a soli 5 mesi dal decreto assessorale del 25 maggio 2011. Ma forse a seguito della bufera sull'informatizzazione del PTA di Giarre a fare fino a Chiaro Melchiorre con l'assegnazione del bando al marito della senatrice, si era voluto dare tempo per non gettare ulteriore benzina sul fuoco. Il decreto regionale prevedeva che il direttore generale, entro un anno, sulla base degli indicatori di efficacia, di efficienza, di economicità e sul fabbisogno e la provvedenza, aveva l'obbligo di decidere l'eventuale accorpamento delle due unità di chirurgia tra Giarre e la Cireale. Decisione fu presa, ma senza aver mai fatto nulla per migliorarne le sorti del reparto, secondo la rete dell'assessore di Giarre, che una nota annuncia l'ennesimo taglio alla sanità locale.